mobbing sul posto di lavoro. Ragazzi, io sono stato oggetto di mobbing e vi assicuro non è una cosa per niente piacevole. Il mio leader all'epoca, quando lavoravo per Pret-a-Manger, mi ha fatto del mobbing. Mi ha messo addirittura le mani addosso, approfittandosi del fatto che era lui un mio superiore. Delle mani addosso, ovviamente non in modo palese, però una volta mi ha stretto dietro il collo per farmi un cazziatone perché non avevo fatto qualcosa, o meglio lui credeva io non avessi fatto qualcosa, in realtà non era mia responsabilità. E ho avuto comunque degli atteggiamenti che mi hanno leso non solo fisicamente ma anche moralmente. Questo ovviamente è punibile non solo dall'azienda con il licenziamento in tronco della persona che si comporta in questo modo, ma anche dalla legge che tutela ovviamente i cittadini di tutto il mondo, non solo ovviamente gli europei. Quindi non abbiate paura voi, e questo Brexit maledetto, sarete sempre tutelati. Chiunque si permetta di mettervi una mano addosso, di insultarvi, di parlare in maniera razzista, basta fare semplicemente un report scritto all'azienda, anche tramite email, è facilissimo. Se volete vi posso aiutare io, contattatemi, sarò felice di aiutarvi. Non ci vuole davvero nulla, se non masticate bene la lingua. Fatevi aiutare da un amico, andate direttamente alla polizia. Credete di essere soli? Non lo siete affatto. Nel Regno Unito sono davvero molto molto post, sono molto attenti a queste cose. Ragion per cui fatela cagare a chi si comporta in questo modo, così come ho fatto io. Infatti all'epoca io ero un po' più incudine, mi stavo zitto, però gli feci la premessa che quando sarei diventato manager l'avrei licenziato. Lui ovviamente non credeva in questa cosa. La prima cosa che ho fatto appena sono diventato manager è dargli un calcio in culo e sbatterlo fuori. Quindi ciao ciao Roche.